Assessore Valdo di Bonaventura, non solo decorazioni natalizie, ma anche manutenzioni a ritmo serrato. State ripiantumando di fiori tutta la città. Ma sì, intanto dobbiamo non perdere di vista le manutenzioni perché non sempre riusciamo a dare risposte positive e tempestive. Ovviamente non dobbiamo dimenticarci del decoro della città e mettere a dimora tantissimi fiori nei luoghi importanti della città va in questa direzione di colorare la città di fiori, di dare decoro e bellezza ai luoghi importanti della città. È un modo per cercare di condizionare anche i comportamenti dei tanti incivili che buttano rifiuti dappertutto, calpestano e quant'altro, quindi luoghi importanti, quindi dobbiamo andare in questa direzione. Il mio motto l'ho sempre detto, riduchiamoci alla bellezza può condizionare i nostri comportamenti in positivo e quindi dobbiamo andare e proseguire in questa direzione. Oltre al decoro e alla bellezza, però lei in questa direzione è in animo anche di dotare la città di nuovi arredi urbani? Ma sì, con i nuovi fondi che stanno arrivando dobbiamo dedicare anche un'attenzione particolare agli arredi perché sono fatiscenti e sono anche mancanti, quindi sia poi sugli arredi dobbiamo fare qualcosa anche per quanto riguarda le frazioni, non solo la città.